Buongiorno, in questo periodo di Covid e di emergenza, quindi un momento triste, siamo qui davanti al nostro teatro nato sulle ceneri del vecchio Teatro Pellico, un bellissimo teatro che è chiuso, ma noi vorremmo riaprirlo, oggi è il giorno della ripartenza perché il teatro è un luogo di eccellenza artistica, di privilegio, di sensazioni e di emozioni nuove perché devono essere quelle che ci danno il futuro. Adesso vi faccio entrare con me e vi faccio vedere questo bellissimo teatro di Portogruaro. Siamo nel foyer della Magnolia, è un luogo dove il pubblico si intrattiene prima di accedere agli spettacoli, è un luogo dove si fanno anche altre attività, dove c'è anche un'attività teatrale autonoma e dove c'è anche un'attività concertistica autonoma e anche attività di conferenze e di mostre d'arte. Prima della ristrutturazione il teatro era una sala cinematografica di proprietà della Curia Vescovile, ma l'attività principale sia sotto il profilo teatrale che sotto il profilo musicale, e per musica intendo concerti e anche opera lirica, si teneva nel famoso teatro sociale. Col prosieguo del tempo si è realizzato che il teatro sociale non sarebbe più stato idoneo. Da lì parte l'idea di ristrutturare la sala vescovile, cioè il teatro russolo presso cui noi siamo, e di concentrare poi in questa nuova sala tutte quante le attività che si erano sviluppate. Dall'inaugurazione della sala a seguito della ristrutturazione, parliamo del 2009, a oggi si sono tenuti a Portogruaro quantità di spettacoli significativi con i più illustri artisti, sia sotto il profilo della musica che del teatro che della danza. Il pubblico ha sempre frequentato con interesse e con partecipazione. Questa importante partecipazione del pubblico ha naturalmente messo in condizione gli amministratori della Fondazione Musicale e per altro verso anche gli amministratori del Comune di Portogruaro di dare sostegno al teatro e anche alla Fondazione Musicale che di fatto lo ha sempre gestito. Sostegno che si è concretizzato recentemente anche con un ulteriore lotto di lavori di ristrutturazione che hanno portato all'apertura di una galleria, sono ulteriori 200 posti. Adesso si può anche volgere lo sguardo in avanti e pensare a sviluppi futuri, soprattutto anche apertura, speriamo quanto prima, della buca dell'orchestra, il che consentirà di aggiungere anche l'attività relativa all'opera lirica, che significa che si potrà fare anche il repertorio più recente con i titoli più amati dal pubblico. Thank you.
Ma se qualcuno mi dovesse chiedere di scegliere un luogo che per me è il luogo più importante per me, anche nel teatro più bello d'Italia, più grande d'Italia, direi sempre, sempre, sempre il camerino, più ancora del palcoscenico. Nel camerino, per un attore, per un artista che si prepara all'evento, è proprio la cucina, è il luogo dove si cucinano tutte le emozioni che piano piano nel corso di un'ora, due ore, ognuno poi ha i suoi tempi, io ho due ore di tempo qui dentro dove non deve entrare nessuno ed è fantastico, è bellissimo come in quelle due ore insomma io perlomeno mi sento di prendere il coraggio di fare l'impensabile, perché per me andare in palcoscenico non è mai stata una cosa naturale, è una cosa abbastanza forte, un evento straordinario, non è un evento ordinario, non dovrebbe mai diventare un evento ordinario per un attore stare in palcoscenico, perché è una cosa un po' psicotica, non è tanto normale. Io quando vedo un palcoscenico ho voglia di ballare, ho voglia di... Voi mi avete messo questa sedia qui, ma io non mi ci siedo, perché per me il teatro non è una cosa statica, il teatro è libertà. Questo palcoscenico rappresenta una grande libertà, anche se poi in effetti quello che tu ci vai a fare è qualcosa di provato, riprovato, quasi militarescamente provato e militarescamente studiato, però in realtà poi dopo ti ci scateni dentro quella cornice e quindi ho voglia di percorrerlo tutto adesso che poi mi manca da tanto tempo, perché mi manca moltissimo, cioè è la prima volta dopo tanti mesi che io salgo su questo palcoscenico, dove tra l'altro a novembre ho inaugurato la stagione, non tanto tempo fa, sembra una vita fa, ma invece ho inaugurato la stagione con lo spettacolo Le Signorine, me lo ricordo bene perché abbiamo fatto mesi di tournée, ma qui in Veneto, in questo teatro, come in tanti altri teatri del Veneto, è stato un successo veramente eccezionale, anche al di là del fatto che era uno spettacolo in napoletano, però è stato capito e accolto anche quasi meglio che a Napoli, nella Campania e in tutte le altre regioni. Quindi ho un ricordo del Veneto particolarmente caldo, proprio caldo. E piano piano il personaggio che ho studiato, che ho pensato, che ho cucinato dentro di me sale e appare e comincia ad apparire attraverso il trucco che tu ti fai, perché anche il trucco ti aiuta moltissimo, vestirti, convincerti sempre di più che non sei tu, ma che sei un'altra persona. E il camerino è il luogo dove avviene questa trasformazione ed è il posto secondo me più magico in un teatro, perché è veramente il posto dove tu vedi nascere dentro di te e fuori di te la creazione che hai fatto di un personaggio. Quindi il posto dove c'è più anima secondo me è il camerino. Poi dopo in palcoscenico, se ti va bene, ci sarà arte. Qui c'è molta anima. E quell'arte che tu poi vai a mostrare in palcoscenico la costruisci qui dentro, solo qui dentro. Che vado facendo a notte? Che vado facendo? Tu, ti metti a telefonare a chi sti pagliacci? Tu farai una brutta fine, addolorata. Ho preso a te. Io non ti riconosco più, dammo con tutto cosa. Meglio pensa che no, io non ne voglio ricevere, no, io non ne voglio ricevere male parole, però mi fai ricevere un po' di mie parole, continuamente, non ne posso fare. E quindi niente, quindi vorrei farci qualcosa, vorrei fare una ruota, vorrei ballare, vorrei riempirlo tutto quanto questo palcoscenico con tutta l'energia che ho accumulato e che tutti noi attori che abbiamo calcato i palcoscenici, ci siamo abituati per alcuni mesi della nostra vita ogni anno a calcare i palcoscenici. Tutti quanti dentro stiamo accumulando questa energia, abbiamo voglia di riesplodere su questi palcoscenici, io ho voglia di esplodere, non posso farlo adesso perché purtroppo non c'è nessuno, però io sono qui e sono pronta a riesplodere su questo palcoscenico e su qualunque altro palcoscenico mi si dia appena questi teatri si chiuderanno, si apriranno. E per noi sarà la festa degli artisti, di cui non si parla molto purtroppo, non si parla quasi mai di noi, e noi invece ci siamo e siamo importantissimi. Fanno finta di ignorarci, ma lo sanno che siamo importanti,
siamo molto importanti per il pubblico che non c'è stasera e che verrà. Io ci credo che il pubblico tornerà, ci vorrà un po' di tempo, ma bisogna avere il coraggio di farlo appena si può, anche con poche persone, ma bisogna avere il coraggio di farlo, di ricominciare a lavorare, perché qui io penso che siamo tutti d'accordo che nessuno vuole aiuti, ristori, o noi vogliamo fare il teatro, noi vogliamo lavorare, fare il teatro e vivere per quello per cui viviamo, quello per cui abbiamo costruito la nostra vita. Io la mia vita l'ho costruita tutta intorno a questa professione. Se mi levi questa professione, mi levi la vita, mi levi l'identità, mi levi tutto. Io non voglio ristori, io voglio questo teatro pieno di gente e il mio lavoro in palcoscenico. Ah, mamma mia, che bella domanda. Allora, devo premettere che io non ho ancora chiuso la mia storia con il mio personaggio delle signorine, la mia addolorata ce l'ho ancora dentro, quindi deve ancora calpestare dei palcoscenici, non è morta, perché un attore lo sa quando un personaggio finisce, no? Pigliamoci il badante, sì. Dal momento che trasferita la casa si fanno tutte cose. Si mettono a rosicare con me il zoccolo, anzi che ne so zoccolo. Ma è proprio una giovincella, tiene 25 anni. Il mio personaggio delle signorine che ho fatto in questo teatro, a parte che potrei anche tornare, se voi mi riprendete io ci ritorno tranquillamente, anche perché la gente ha bisogno di buon umore in questo momento. Io ho fatto questo spettacolo pensando proprio al pubblico, pensando al fatto che in epoca non sospetta, quando ancora il Covid era qualcosa che non era neanche nelle nostre menti, io pensavo che la gente era un po' depressa e che aveva bisogno di ridere, e quindi ho scelto questo testo delle signorine perché fa tanto ridere e la gente, quando tu la fai ridere, ti è sempre enormemente grata. Quindi non, tornerei sicuramente con un testo che contenga dell'ironia e contenga della leggerezza, perché penso che dopo questa esperienza la gente abbia un grandissimo bisogno di divertimento. Quindi quello che cerco in un testo sempre in generale è la tragedia e la commedia insieme. Quindi devo trovare qualcosa che di speciale, che mi consenta di poter portare al pubblico tutte le emozioni che una persona ha voglia di provare quando esce di casa la sera. Soprattutto, ripeto, in questo momento io penso che le persone abbiano bisogno, che un attore, un artista abbia bisogno proprio di rapire, il pubblico deve essere particolarmente rapito, ipnotizzato, il pubblico deve dimenticare quello che è stato, almeno per quelle due ore che sta seduta qui. E io penso di essere in grado. Vabbè, no, ma che... no, sì, ma che c'entra? No, questo non c'entra niente, perché l'importante è che è una brava ragazza. Sì, sì. Ma scusa, no, ma perché? Ma perché dici così, scusa? Ma poi posso fare... Ma perché chiagniamo? Oh, sta chiagnendo. Che chiagni sei, bazzi? Ma non devi piangere, ti faccio vedere che è una brava ragazza. Poi scusa, ti posso fare una domanda, sì? Con te è brava? È brava. Quindi ti faccio vedere che non lo fa per i soldi. No, ma amore di... Ma scusa, sì, ma perché dici così? Ma non può essere che quella veramente sei innamorata? Che l'ha perso proprio a capo. Biondo con gli occhi azzurri, 1,75 m. Certo, è bell'alta, eh? Come non ci arriva Tonino? No, Tonino già arriva, che è tanto. No, sì, no. Come se fossimo a Napoli, cioè... fare uno spettacolo in napoletano con la preoccupazione di farsi capire, perché c'è sempre la preoccupazione quando sali al nord con uno spettacolo in dialetto di farsi capire, ma mantenendo lo spirito dello spettacolo in napoletano, io non ho avuto nessunissimo problema, in generale nel Veneto, qui, ma in generale in tutto il Veneto, forse lo spettacolo ha avuto forse anche addirittura un po' più di successo di quanto non ne abbia avuto addirittura nelle sue terre, cioè di origine, la Campania. Anche perché la storia è una storia totalmente universale, quindi era soltanto la lingua che gli dava colore, gli dava sapore, e il pubblico quando è bravo a essere un pubblico, quando è un bravo pubblico, capisce che un dialetto non è una cosa che leva allo spettacolo di credibilità o di potenza narrativa, ma gliel'aggiunge, e il pubblico l'ha capito perfettamente, che quella storia, quei due personaggi non potevano che parlare in quella maniera là.
E comunque è stata una sorpresa veramente venire a fare tante piazze nel Veneto con uno spettacolo in napoletano e sentire le stesse identiche reazioni che sentivamo anche al sud, in altri posti. Ma non mi meraviglia, perché non è la prima volta che faccio uno spettacolo in napoletano. Il problema è solo fare buoni spettacoli. Ci sono spettacoli belli e spettacoli brutti, spettacoli noiosi e spettacoli che ti tengono così inchiodato. Quale sia la lingua, l'idioma, il dialetto in cui vengono parlati è di importanza secondaria. Ah, il rapporto con Isa è stato un rapporto fulminante in palcoscenico, più difficile nella vita. Ma non che si è messo perfettamente a posto poi andando avanti, cioè è stata l'arte che ci ha, non è stata la vita, ma è stata l'arte che ci ha aggiustato il rapporto nella vita. Nel senso che all'inizio eravamo un po' diffidenti, io di meno a dire la verità, perché io personalmente ho un'ammirazione sconfinata nei confronti di Isa Danieli e sapevo che il nostro incontro artistico, lo sapevo, sarebbe stato un incontro forte e lo è stato subito. Naturalmente nel corso delle repliche dello spettacolo poi anche il successo ci ha aiutato moltissimo ad avere maggiore fiducia reciproca. Sapevo che l'incontro sarebbe stato esplosivo in scena e che quindi tutto si sarebbe messo a posto anche nella vita. E quando abbiamo capito che eravamo due persone che in scena ci stavano in maniera onesta, ci stavano in maniera totale, con la stessa passione, quando abbiamo capito di essere due artiste dissimili per generazione, per tante cose, ma simili nell'approccio alla scena, simili nella disciplina, simili nell'urgenza, simili nell'intensità e nella verità, e allora anche nella vita il rapporto, adesso posso dire di essere una sua amica. Grazie.